Buongiorno a tutti, questa è una brevissima videoguida sull'utilizzo di Sport Today. Aprendo un normalissimo browser che può essere Chrome o Internet Explorer, digitate www.sport-today con la y finale.it. Vi appare la pagina principale del sito. Come vedete in alto ci sono le sezioni del sito, quindi la prima pagina, quella che vedete appena aprite, corse, allevamento, politica e cultura, pronostici, sport e altri mondi. Sulla destra trovate il nostro gruppo di Facebook, mentre in basso sulla destra trovate la chat. Partiamo proprio da questa, che è la cosa più semplice. Aprendo la chat, voi potete, come vedete, invitare i vostri amici o chattare con le persone che saranno online. Digitando qualcosa nella barra sotto, tipo benvenuti su Sport Today, e cliccando invio potrete chattare in tempo reale con le altre persone. Ma adesso vediamo nel suo complesso il sito internet. Nel sito, come vedete sulla prima pagina, sono presenti gli articoli principali. Ogni articolo potete cliccare continua, leggerne il testo e sotto anche commentarlo. Torniamo quindi in prima pagina e vediamo che ogni articolo funziona nello stesso modo. Cliccando invece su corse, che è la cosa più importante, potete accedere al nostro database delle corse. Il sito si sposta magicamente su www.cavallecorse.com, però è la stessa cosa, è come se fosse Sport Today. Nella mappa vedete dove sono locati gli ippodromi del giorno, mentre nel resto della pagina avete delle statistiche di trotto e di galoppo riguardanti gli ultimi 30 giorni. Clicchiamo su partenti. Su partenti trovate l'elenco degli ippodromi italiani del giorno. Tagliacozzo, Albenga, Firenze, Taranto e Montecatini, come potete vedere. Ogni corsa ha l'ora, la distanza, il premio, il tipo di corsa e il nome della corsa. Queste due icone rappresentano lo stato del terreno e il tempo, quindi il meteo. Però, come vedete, avete anche un bottone che dice il meteo nei giorni precedenti e nei giorni successivi alla giornata. Cliccando su ippodromo vi appare la mappa dell'ippodromo stesso, mentre cliccando su meteo avete le previsioni meteorologiche in quell'ippodromo per quel giorno, Albenga, giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì. In statistiche trovate le statistiche relative all'ippodromo, quindi quelle che riguardano il montepremi per capire di quanto si è abbassata o si è alzata la media corsa nell'ippodromo, delle quote per sapere a che quota arrivano i favoriti, ad esempio vediamo qua che a Tagliacozzo i cavalli sotto l'1,50 arrivano il 67% delle volte. Degli steccati, i numeri al trotto ovviamente, i fantini che diventano driver, oppure gli allenatori. Poi avete due bottoni che citano la parola PDF. Allora, il PDF dei partenti vi permette di avere una pagina stampabile con la vostra stampante di casa, con la quale avete le giubbe, i nomi dei cavalli, il peso, la descrizione, la genealogia e proprietario e allenatore. Mentre cliccando su PDF prestazioni potete avere proprio tutte le prestazioni dei cavalli come se comprasse il giornale. Anche questo è assolutamente stampabile o salvabile sul vostro iPad, iPhone o quello che volete. Potete stamparlo e portarvelo all'ippodromo per studiare le corse durante la giornata. Questo ovviamente è tutto gratis. Cliccando su una corsa accedete alla corsa del giorno. Come vedete, ogni cavallo ha alcuni bottoni. Il primo si riferisce alla genealogia e per vedere se il cavallo ha fratelli e sorelle che hanno corso. Quindi vedete, abbiamo aperto Blaugrana, Blue Air Force e Night Lark da Night Shift e sappiamo che è fratellastro di Radamanto con papà Xar, Tawa, Orpen, Torquilon, Lennox, Altieri. Per chiudere ogni pannello dovete ricliccarci sopra. Cliccando sul secondo vediamo le prestazioni di questo o di altri cavalli. Cliccando su questo simbolo che sembra quello di un videoregistratore invece abbiamo il video delle ultime corse del cavallo. In questo caso, cliccando su un video, vi si apre una finestrella con cui potete andare a rivedervi solo la retta finale del video della corsa. Questo quarto bottone invece sono le quote che si aggiornano in tempo reale del cavallo. Vedete, abbiamo l'ora,
della giornata, la quota e il suo andamento. Infine, cliccando sull'ultimo bottone, abbiamo delle notizie relative al cavallo riguardo ai figli di Blue Air Force, ad esempio in questo caso, piuttosto che i figli della madre, piuttosto che i dati su allenatore o Fantino. L'ultimo bottone invece vi serve per poter parlare con gli altri utenti che utilizzano Sportview e poter commentare i cavalli. Cliccando su il cavallo si accede alla scheda storica del cavallo. Sempre all'interno del sito troverete queste piccole icone. Questa icona, che ha due frecce che si rincorrono, serve a poter vedere il video degli ultimi 30 secondi di una qualsiasi corsa. Quindi quando la vedete, cliccandola, vi si aprirà la finestrella e cliccando su play vi permette di vedere solo la retta d'arrivo. Mentre cliccando sulla cinepresa potete vedervi l'intera corsa. Cliccando su questa icona che sembra una tastiera, potete aprire in finestra il risultato della corsa, dove vedete c'è l'ordine d'arrivo con i distacchi e la quota eventuale. Cliccando in questa finestra sul video potete avere il video della corsa con di fianco l'elenco dei partenti e il suo risultato, in modo che possiate vedere le giubbe dei cavalli e riconoscerli durante la corsa. Infine, cliccando su questo bottone, che è il bottone genealogia, potete avere la genealogia completa del cavallo completamente navigabile. Quindi se cliccate su Northern Dancer avrete la genealogia di Northern Dancer, e andando indietro, vogliamo la genealogia di Nogara, possiamo arrivare fino al 1600 guardando le genealogie dei cavalli. Torniamo ai partenti. Qua in alto avete anche due voci che si chiamano indice e corse estere. Allora, nell'indice avete l'elenco dei cavalli che corrono nella giornata, dove potete cliccare sul nome del cavallo per aprire la corsa in cui correrà. E invece nelle corse estere potete accedere ai partenti delle corse estere anche quando gli stessi non fanno parte del palinsesto unire. Come vedete, oggi possiamo andare a vedere le corse di Haydock Park nello stesso modo in cui visualizziamo le corse di Tagliacozzo o di un qualsiasi altro ippodromo italiano. La differenza ovviamente è che tutte le diciture sono in lingua inglese, ma anche in questo caso, ecco, vedete, abbiamo l'elenco dei cavalli, abbiamo beccato una corsa di 2 anni dove ci sono pochi cavalli che hanno corso precedentemente, ma ognuno di questi può essere aperto e può essere vista la sua scheda come abbiamo fatto per i cavalli italiani. Tornando indietro, vedete che potete accedere anche ai PDF, esattamente come facciamo per le corse italiane. Cliccando su PDF vi si apre il PDF dell'ippodromo e avete tutti i dati di tutti i cavalli che potete stamparvi o portarvi in sala corse o dovunque vogliate. Nei risultati abbiamo una visualizzazione rapida e breve delle corse con i loro risultati, quindi abbiamo i primi 3 classificati con le quote e la genealogia del vincitore. Ma non preoccupatevi, anche in questo caso, se cliccate su le freccette avrete il video degli ultimi 30 secondi, cliccando sulla cinepresa il video di tutta la corsa, mentre cliccando su il computer avrete il risultato completo della corsa con il video grande, mentre cliccando sulla tastierina, come abbiamo detto, avrete il risultato della corsa nella finestra con il suo video di piccole dimensioni, dove potrete anche cambiare la corsa stessa per poterle visualizzare tutte. Infine, cliccando sul cavallino, avrete la scheda del cavallo, dove potrete vedere anche la sua genealogia. Chiudiamo infine facendovi vedere la sezione pronostici. Cliccando su pronostici avrete l'elenco dei pronostici fatti dai nostri pronosticatori, che sono i migliori in Italia. Cliccando su continua potrete leggere il pronostico. Per ora un saluto, grazie.